Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare delle top criptovalute del 2022, ma prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Allora, oggi voglio portare un video non per quanto riguarda le criptovalute con una funzione vera e propria, ma oggi andremo a parlare vera e propria di shitcoin, di top meme token. Quindi, ovviamente, non andiamo né a trattare né di Shiba Inu e né di Dogecoin. Ovviamente, queste due monete, secondo me, sono già affermate e le lascerò fuori da questo video, ovviamente, e vi dirò tre praticamente nomi che secondo me nel 2022 potranno esplodere. Allora, la categoria meme token puntualmente la sapete tutti che è solo pura scommessa, perché giustamente non hanno una funzione vera e propria e quindi c'è un alto rischio per quanto riguarda sia di perdere sia di guadagnare, perché non è detto che quella criptovaluta esplode o meno. Quindi appunto per questo diciamo che questo video più che altro prendetelo con le pinze. Io sto facendo un video per quanto riguarda le mie idee. Voi mi raccomando ragazzi, se dovete investire fate soprattutto le vostre analisi perché nulla è scontato all'interno di questa categoria. Allora, come primo nome praticamente metto Floki Inu. Floki Inu, tralasciando che questa qui è quella più, come posso dire, più scarsa, tra virgolette, secondo me Floki Inu, tralasciando il suo prezzo che è ancora veramente basso, 0,00003835, la differenza con Shiba Inu praticamente è che è più alta di valore Floki Inu, appunto per questo. È veramente incredibile. Vabbè, saranno anche le monete che sono veramente poche a differenza di Shiba. Comunque, questa moneta ha 4 zeri davanti, ha una capitalizzazione di 337 milioni di euro. Il volume nelle ultime 24 ore è di 3 milioni e 934 mila euro. Allora, quanto riguarda questa moneta, e più che altro, ripeto, una scommessa. Perché? Perché soprattutto la community la spinge, poi tralasciando la community che è anche discreta, quindi su Twitter praticamente vanno a commentare per quanto riguarda i brand più importanti, più forti al mondo, ha stretto la partnership con la squadra italiana Napoli. Quindi puntualmente Floki Inu è diventata anche addirittura partner del Napoli. Ovviamente questa moneta è più altro la scommessa più difficile all'interno di questa lista perché ce ne sono veramente due top che potranno fare la differenza. Seconda posizione, non per ordine, più che altro è un ordine sparso, ma secondo me io ci metto Baby Dogecoin. Baby Dogecoin al prezzo si aggira verso i 0,00000003612. La capitalizzazione qui non è segnata, il volume nelle ultime 24 ore è di 10 milioni di euro. Allora, qui più che altro Baby Dogecoin ha fatto una risalita incredibile, basta guardare qui, negli ultimi 3 mesi è salito in una maniera vertiginosa, ma ora più che altro vuole spingere in un altro settore, vuole essere listata su Binance, quindi con il listaggio su Binance puntualmente ovviamente si va in guadagno perché giustamente arrivi al top. Come è successo, diciamo, con Shiba Inu quando è stata listata all'interno di Binance, puntualmente è esplosa. Attualmente questa moneta dove si può acquistare? Qui non c'è scritto, ma comunque di solito, eccolo qua, Uniswap, Gate.io, PancakeSwap, L-Bank e via dicendo. Ma ovviamente queste monete più che altro si acquistano con l'indirizzo qui sopra, capito? Quindi praticamente qua
Ora, questo non so quanto possa essere vero, se esiste una cosa del genere, se no siamo di nuovo come quello che è successo con Shiba Inu, ma comunque non saprei. Se non sbaglio, questo è l'indirizzo vero e proprio, quindi puntualmente bisogna acquistare tramite soprattutto MetaMask, perché MetaMask ho un altro wallet che è così sono sicuri al 100% e puntualmente non avete le vostre monete all'interno di exchange vari, ma anche su crypto.com si può acquistare attualmente. Appunto per questo, secondo me, quando sarà listato in questi posti, puntualmente sarà una bomba. Andiamo con l'ultima posizione di questo video. Stiamo parlando di Doge on Mars. È impossibile non metterla. Doge on Mars, la moneta di Marte. Si aggira il prezzo verso i 0,00000081,63. La capitalizzazione di mercato sta scendendo quasi del 5%, 451 milioni di euro. Il volume nelle ultime 24 ore è di 14 milioni di euro ed è in discesa del 41,30%. Ovviamente questa moneta ha un hype incredibile. Ovviamente sia per la sua funzione sia per tutto. Ora, negli ultimi 3 mesi sta scendendo, ma ovviamente ripeto che tutte queste criptovalute sono scommesse vere e proprie, quindi non è sicuro che Doge on Mars esploda o meno, non è sicuro che Baby Dogecoin esploda o meno, non è sicuro che Flog Inu esploda o meno. Eccolo qui si può acquistare Doge on Mars, io l'ho acquistata qui su crypto.com. Vi lascio anche il link in descrizione se volete registrarvi a crypto.com, così magari anche da riscuotere il vostro bonus di 25 dollari, e magari se volete potete metterla in una shitcoin che c'è all'interno di questo video. Poi ovviamente sono tre supposizioni. Secondo me Doge on Mars, ovviamente per via anche della community, soprattutto, che sta diventando veramente forte, secondo me risalirà. Appunto per questo, tralasciando che da un anno a questa parte, guardate quello che è successo, ha fatto una salita incredibile, ha eliminato, guardate quanti zeri ha eliminato qui davanti, ma ovviamente ripeto che è tutta una scommessa. Io punto più che altro quando ci sono queste scommesse nelle community, perché le community sono quelle che spingono la moneta forte. Doge on Mars ha una community fortissima, la stessa cosa equivale per Baby Dogecoin, che Baby Dogecoin, a differenza delle altre monete, ovviamente ha il nome Dogecoin che la spinge ancora di più, perché giustamente le persone o gli piace il progetto o soprattutto piace il nome o la moneta simpatica puntualmente, oppure anche il fattore di Elon Musk per quanto riguarda Baby Dogecoin, che va ad essere puntualmente twittato il nome di Dogecoin e puntualmente cresce anche Baby Dogecoin. Questa è anche un'altra scommessa su cui puntare, un altro metodo di investimento, però giustamente Elon Musk questi tweet li fa una volta ogni tanto. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Se questo video vi è piaciuto vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto.